Rifugio dei non morti, qui tutto è inizio. Già dai primi 5 minuti di gioco capiremo che Dark Souls non è proprio il solito GDR e anche se stiamo impersonando il protagonista, la prima cosa che dovremmo fare dinanzi al primo mostro sarà scappare. Sicuramente non è l'inizio più onorevole per il nostro non morto prescelto, ma tranquilli, sicuramente ci rifaremo in futuro. Più o meno. Quindi raccogliamo scudo, spada e fiaschette Estus, giusto per rimanere in vita quei 2 minuti in più. E sbam! Saltiamo in testa al mostro culone che prima ci aveva fatto scappare come dei conigli. E anche se sicuramente ci avrà già pensato qualche chirurgo plastico, gli rifacciamo il culo e ciao ciao rifugio dei non morti, ciao ciao! E siamo arrivati all'Ordran. Diciamo che la nostra vera avventura inizia da questo falò. Ma che cosa fare adesso che siamo qua? Parlando con la fauna locale scopriamo che ci sono 2 campane da suonare, una molto in alto e una molto in basso, e il nostro compito per ora sarà trovarle. E dopo essere morti 1000.000 volte, andando evidentemente per la strada sbagliata, capiamo che la zona dove non ci uccidono all'istante è anche quella giusta per proseguire. E arriviamo al borgo dei non morti e al demone toro, il primo vero boss che affrontiamo. E sbam, anche a lui saltiamo in testa e ci sentiamo dei fighi quando lo uccidiamo. Ma dovete sapere che la figaggine in Dark Souls dura veramente poco. Se a stento siete arrivati al santuario dei non morti e al boss di zona, dovete affrontare i 2 gargoyle. Ovviamente uno scontro alla pari contro ben 2 gargoyle di pietra sputafuoco armati di alabarda, ma siamo arrivati finalmente alla prima campana. E sì, cazzo, sono a metà del gioco e ci ho messo solamente 12 ore e 2 emboli per arrivare fin qui. Alcuni di voi avranno pensato sicuramente questo suonando la prima campana, ma poi è arrivato lui, il fottuto demone capra con i suoi cani del cazzo. E io sono sicuro che all'inferno c'è un girone apposito per i programmatori di questa zona. Un bilocale con angolo cottura dove le bestemmie letteralmente si sprecano, dove persino Ned Flanders tirerebbe giù qualche santo arrivato a questo punto. Ma noi no, ovviamente noi no, noi non ci fermiamo e fanculo al caprone con i suoi cani, dobbiamo suonare a tutti i costi la seconda campana. Arrivati a questo punto ci sono 2 opzioni. O abbiamo portato indietro il gioco al negoziante facendoglielo ingoiare a forza, o siamo talmente masochisti da giocarci ancora e proseguire verso le profondità. E quale luogo non rappresenta di più lo stato d'animo del giocatore di Dark Souls alla sua prima run se non questo? Ma non ci perdiamo d'animo, arriviamo al drago famelico che evidentemente ha deciso di fare merenda con noi. Sì, ok, è un tantino grande, fa anche abbastanza danno, ma fuck you bitch, l'abbiamo ucciso e ci sentiamo di nuovo dei fighi, ma di nuovo per poco. Fanculo Dark Souls! Esatto, la città infame, infame come chi l'ha concepita e progettata. E dopo cadute, morti, arriviamo da Kilag, che è solamente una donna con una spada enorme di fuoco, fusa ad un ragno gigante demoniaco nero che sputa e caga lava. Nulla di che, insomma. Ma finalmente siamo arrivati alla seconda cazzo di campana. E ci sembra di aver concluso qualcosa. No, è solamente l'inizio.